Benvenuti a Salso Fantasy 2015 e io sono qua a fare una intervista a Davide Cencini e Rita Mira, che scrivono questo meraviglioso romanzo che è la saga di Darkwing. Ok? Quindi partiamo con le domande. Ciao a tutti. Presentatevi ragazzi a questo pubblico di YouTuber che è curioso di conoscere gli autori di questa saga. Prego. Allora, io sono Davide, lo scrittore del romanzo e del fumetto, e nasco innanzitutto come sceneggiatore di fumetti, quindi ho studiato alla Scuola Internazionale di Comics, poi ho iniziato a lavorare anche come colorista di fumetti, illustratore, eccetera, da autodidatta, e ho sempre avuto questo progetto nel cassetto, Darkwing, su cui ho iniziato a lavorare la bellezza di 12 anni fa. E inizialmente voleva essere una serie di fumetti, poi abbiamo deciso di ristrutturarla e riscriverla come romanzo, quindi abbiamo iniziato con questo progetto, scrivendolo appunto come testo e lavorandoci insieme, dove Rita invece ha curato l'illustrazione. Quindi a te la parte divertente, a lui quella... Certo. Anche la mia parte è molto divertente. È divertente? Sì, sì. Vi trovate? Normalmente quando c'è uno scrittore, un disegnatore, lo scrittore tende a prevalere un attimino, nel senso mi piace il personaggio, fammelo così. No, perché deve essere... Com'è? Questo perché non conoscete lei. Sì, è vero. Diciamo che prego. Allora, io sono abbastanza mura in questo senso, sono abbastanza testarda pure io, okay, sulle mie idee. Lui è abbastanza testardo sulle mie idee, quindi tirar fuori una cosa è molto difficile. Però quando poi viene fuori è una bella cosa, no, viene comunque bene, siamo abbastanza, confermo, riusciamo insomma a tirare fuori il meglio anche dalle, certo, dalle cagnarate, però cagnarate, questo è un termine nuovo che va assolutamente messo in vocabolario, cagnarata, buono, lo dicevano anche sul film Disney, comunque sono abbastanza certa di questa cosa. Allora, questo è il secondo romanzo della saga. Il secondo volume, sì, vero? Ed è uscito quando? È uscito a novembre 2014 a Lucca Comics. A Lucca Comics. E penso che avrà avuto un buon successo come romanzo. Beh, però... sì. Poi ultimamente si sta facendo conoscere molto di più. Sono già 2 anni e mezzo che è iniziato a uscire Darkwing e si sta facendo conoscere in questo periodo. E nel 2013, tra il primo libro e il secondo, abbiamo fatto uscire anche Darkwing Zero. Questo qui, sì, che è stato sostanzialmente un prequel del romanzo, cioè abbiamo realizzato un episodio breve a fumetti con gli stessi personaggi e la stessa ambientazione, che però si svolge qualche anno prima dell'inizio della storia del romanzo e che ha fatto proprio da introduzione per i nuovi lettori a questo mondo che abbiamo creato. Certo, siccome che tutti i lettori non cominciano magari dal primo volume, lo prendono in mano, vedono uno e dice oh che bella copertina, perché succede chiaramente anche questo, attirati dal disegno. Se uno lo legge il secondo, diciamo, rimane, cioè deve per forza... No, in realtà è leggibile anche a partire dal secondo volume, è la stessa storia che continua, però comunque c'è un riassunto di apertura e nel testo sono presenti abbastanza riferimenti, li ho inseriti volutamente per permettere a chiunque di iniziare a leggerlo anche dal secondo. Semmai a essere diverso è un po' il carattere del libro, perché nel primo volume, il primo volume è un po' più introduttivo, quindi ha un carattere anche un po' più umoristico, mentre invece nel secondo volume accadono una serie di eventi drammatici che fanno proprio partire di più la storia e quindi ha una svolta più drammatica, quindi si vede una certa differenza nella maturità, anche perché io stesso l'ho scritto nell'arco di diversi anni, certo, quindi si vede proprio la storia che cresce e che cambia. È una storia che ti rappresenta? Moltissimo. Dentro, all'interno ci sono tutta una serie di miei valori personali che ho inserito nei personaggi e nelle tematiche trattate, come per esempio il rapporto tra l'uomo e la religione, l'orrore verso il terrorismo, tutte queste, la presenza di mostri nell'animo umano con cui ci dobbiamo confrontare, sono tutte tematiche che sono state, la violenza sulle donne, esatto, sono tutte tematiche che sono state inserite all'interno del romanzo e che ne formano, diciamo, il nucleo più forte. E i lettori hanno capito questa cosa, l'hanno sentita subito, proprio perché si vede che questa risposta del pubblico è dovuta al fatto che i lettori hanno subito capito queste tematiche e le hanno recepite. Perché purtroppo sono tematiche ancora molto attuali.
attuali molto presenti. Esatto. Quindi lo scopo è proprio di trattare tematiche di attualità all'interno di un romanzo fantasy. Ma noi questo proprio lo consideriamo il nostro valore, perché comunque crediamo che il fantasy non sia fatto per unicamente per noi. Il fantasy è una rappresentazione di realtà, certo, si può sviluppare in varie maniere, però comunque se non vai a parlare un pochino di cose che conosci, di cose che vedi, e vai soltanto ad evadere, tanto vale che fai le cose male. Rita Mira, una domanda per te. È difficile disegnare ispirandosi a questi romanzi, oppure è un processo che ti viene quasi naturale? Ormai mi viene quasi naturale. Adesso ti viene naturale? Ormai sì, però certo. Le prime tavole erano un pochino più ostiche magari? Le prime tavole sì. Io comunque ho seguito un enorme percorso di perfezionamento personale. Adesso per esempio negli ultimi anni ho fatto dei workshop proprio di illustrazione fantasy anche con Antonio Lunga. Certo, Anthony, mitico Anthony. Antonio. Lo salutiamo, lui... ciao Antonio De Luca, ti aspettiamo al prossimo Fantasy. La prossima volta, mi raccomando, Antonio, perché lo sai. E, comunque, infatti, mi ha aiutato moltissimo a vedere anche la composizione. Certo. Che io mi mancavano ancora, era quello che mi bloccava all'inizio. Comunque, adesso infatti ho cominciato a lavorare anche in Italia, ho ripreso per prima la matita. Certo, matita matita. Che pure è molto bello, mi fiere potersi fare disegno acrobatico. acrobatico sì, perché mi metto sempre in piedi. Ah, perché ecco. Da dietro non okay. Funziona altrettanto, se no si muove, quindi non può essere. E niente, praticamente almeno con le sue direttive di solito sì. Vado molto d'accordo. Sì, siete rodati. Sì. In generale comunque adesso ho appunto tutto quanto la mia impostazione, per cui so esattamente che cosa devo fare all'interno dell'impostazione. So che va spinta l'attenzione del lettore okay. Su quello che tu vuoi certo. che veda, quindi all'interno delle tavole faccio sempre attenzione che ci sia un punto focale ben evidenziato, che è anche alla fine nello stesso carattere dei romanzi. Certo. Perché Davide ha una scrittura estremamente visiva, perché venendo anche dalla sceneggiatura esattamente, riesce gli storyboard questo aspetto magari, mi ha aiutato molto aiutato. Perché sì. Per l'appunto io nascendo come sceneggiatore di fumetti ho un approccio visivo a quella certo. Che è la storia, cioè i miei testi sono sempre estremamente cinematografici, quindi è già predisposto, è insito nel carattere proprio del romanzo, si potrebbe quasi dire nel suo DNA, sì. Perché proprio in alcune parti si vede proprio l'aspetto divisivo sì. Anche dal testo, addirittura io essendo colorista in alcune parti descrivo molto anche i colori di una scena, certo. E il taglio della luce, eccetera, quindi c'è questo aspetto visivo che è fortemente inscritto all'interno del romanzo. In realtà anche altri sensi a volte sai che un romanzo è molto bello, ricordo che sul secondo libro c'è una bellissima descrizione di un'officina di un uomo inventore che non, la prima cosa che descrive appena entrano i protagonisti in questa officina non è tanto colori oggetti, l'odore profumi, odore sì. Sfruttare tutte le certo. Tutti i sensi per descrivere questo odore sì. Di olio misto di macchina misto a cuoio misto a cuoio. Io che poi sono la sua prima editor, la sua prima critica, di solito queste cose le vedi, le apprezzi di più, sì. Certamente. Ragazzi, io direi che per oggi possiamo chiuderla qua. Io spero che questi ragazzi abbiano un futuro glorioso, perché se lo meritano entrambi. Spero che vendano tantissimo e che ci facciano rivedere al prossimo Sanso Fantasy con una pubblicazione nuova magari. È probabile. Sì, io sto lavorando sul terzo volume, quindi... Abbiamo anche altri diversi libri proprio che non sono d'arte, che vediamo. E allora sarebbe una buona piazza per farli vedere un'altra volta. Ma in realtà questo lo voglio dire perché lui non è solamente un libro, lui adesso sta facendo un libro per ragazzi di 6 giorni, sì? Che è una cosa che pure lì... Illustrato da lei, tra l'altro. Si trova benissimo. Su una strada.
bambini. Invece è una cosa interessantissima. Non è detto che non si possa fare una promozione, una presentazione del nostro libro un pochino più avanti. Speriamo che sì. Perfetto, vedete che li lasci tutti. No, scherzo, bambini li amo, li do. Ok, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di essere venuti al nostro Sasso Fantasy. Grazie a te. Speriamo che vi siate divertiti. Ok, e di rivederci presto. Ok. Davide Cencini ha anche gli occhi, è sotto gli occhiali. Ciao. Sì, perché... Ciao. Grazie. Ok.